Ciao ragazzi e bentornati. In questo video rispondo ad un quesito che mi è stato fatto sulla pagina, quindi se anche tu vuoi pormi un quesito e avresti piacere che venisse, diciamo, esposta la mia idea tramite un video, puoi tranquillamente contattarmi sulla mia pagina mandandomi un messaggio. Detto questo, mi è stato chiesto se un lavoro tecnico andrebbe fatto nella prima parte della seduta di allenamento, andrebbe fatto alla fine, per quanto tempo e via dicendo. Quindi mettiamo subito in chiaro una cosa. Un lavoro tecnico, è una cosa che dovete fare da freschi perché non dovete mai sbagliare quelli che sono gli angoli di lavoro, dovete cercare di ottimizzarli il più possibile. Ci deve essere un dispendio energetico che sia il minore possibile. Quindi il lavoro tecnico non può essere fatto con dei carichi che sono vicino al massimale. Quindi sicuramente anche questo concetto che più la vostra forza di base nei fondamentali che vanno a ricomporre questo gesto tecnico sono alti, meno fatica sarà andare a riproporre il gesto tecnico. È un po' come dire la verticale: se voi non riuscite neanche a stare in verticale al muro, che è un movimento di preparazione, con la pancia al muro per un minuto, ci state solo un paio di secondi e dopodiché le vostre spalle vanno a cedere. Come pensate di poter fare un lavoro tecnico prolungato che non sia un lavoro che provoca tanto affaticamento? All'inizio dell'allenamento è ovvio che dopo siete spossati, che vi stancate subito, quindi forza di base più alta, il lavoro tecnico è decisamente meno stressante. Detto questo, il concetto del lavoro tecnico può essere applicato a tante gestualità. Le due che mi vengono in mente sono appunto il verticalismo, i movimenti tecnici della ginnastica artistica, oppure anche la pesistica, il weightlifting, quindi sicuramente lo strappo e lo slancio. Quindi vi dicevo, il lavoro tecnico sicuramente nella prima parte dell'allenamento, quando siamo freschi. Come dovremmo impostarlo? Generalmente, quando io lo imposto nel contesto della ginnastica artistica, mi baso sul fatto di dedicarci una certa quantità di tempo, oppure pormi come obiettivo di raggiungere un certo numero di ripetizioni perfette. Quindi io mi stabilisco come obiettivo di andare a raggiungere 5 ripetizioni perfette. Non mi interessa quanto tempo ci metto. Il mio obiettivo sono 5 ripetizioni perfette. Se la didattica è stata corretta, se il carico è corretto, quindi se la preparazione è stata corretta, dovrebbe essere un obiettivo sufficientemente realistico. Con il tempo, l'idea è cercare di raggiungere il numero di tentativi che mi servono per andare a fare quelle 5 ripetizioni. Magari all'inizio, per fare 5 ripetizioni, ci metterò 30 tentativi, poi ce ne metterò 25, poi 20, poi 15, poi 10, poi 5 tentativi corretti. Su 5 tentativi totali, ok? Quindi questa è l'idea, nel lungo periodo cercare di andare a ridurre il più possibile i tentativi sbagliati. Questo lo potete fare solamente se siete freschi. Quindi spero di avere un attimo risposto alla domanda che mi è stata fatta su dove porre l'allenamento tecnico e come riuscire a gestirlo. Detto questo, per tanti altri consigli sull'esecuzione dei movimenti a corpo libero, la mobilità, il potenziamento, potete visitare il mio sito www.alessandromanente.it. Iscrivetevi al mio canale YouTube e se ti è piaciuto questo video, condividilo.